Allora, vediamo insieme la cottura di questo filone. Questa è una richiesta che mi è stata fatta da un mio iscritto, quindi farò vedere il mio procedimento. Ho portato il forno a temperatura 250, al filone ho fatto un taglio così e qualche disegnino veloce. Faccio scivolare con la pala direttamente sulla teglia del forno che è caldissima. Ecco qua, il forno sta a temperatura 250, do subito una spruzzata di vapore. Ho messo la funzione vapore, però decido io quando mandare il vapore, quindi darò due spruzzate all'inizio. Qui metto la durata, il filone è grande, metterò 50 minuti. In questo forno c'è anche la funzione automatica, però preferisco dare io l'input del vapore. Ok. Vedete, dopo 5 minuti sta già crescendo, esaurito il vapore, come mi appare di nuovo, do l'altro input, ecco adesso, e quindi mando altro vapore, questo tutto nei primi 10 minuti. Ecco qua, continuo, vedete, si sta già aprendo. Sempre a 250, io non abbasso, adesso vi farò vedere poi quando decido di abbassare. Siamo a meno 40 minuti di cottura, vedete sta crescendo bene. Eccolo qua. Non abbasso fino a che non vedo il pane bello biondo, quindi ci vorranno 20 minuti, di cottura. Bene. Naturalmente se non avete il forno a vapore, spruzzate come fate di solito con lo spruzzino o con il ghiaccio buttato dentro. Bene, adesso aspetto un altro pochino, vedete, sta diventando biondo e adesso ho abbassato a 220, qui adesso non si vede perché riluce. Ho messo a 200, cioè no, scusate, ho messo prima 2,30 e dopo un pochino ho messo 2,20 e continuo la cottura. Vedete, si sta colorendo molto bene, è cresciuto, si è aperto, sta venendo molto bene la cottura. È molto importante, la cottura è importante nel pane. Poi, quando lo vedo bello colorito, mi abbasso a 200. Quindi a 200 gradi si arriva quasi alla fine. Poi naturalmente se lo volete più chiaro, allora magari invece di 50 minuti mettete un'ora e con la temperatura vi tenete più bassini. Vedete, mancano 16 minuti alla fine e io adesso quando gli ultimi 10 minuti metterò a spiffero. E vi faccio, naturalmente sapete tutti cos'è lo spiffero, però ve lo faccio vedere. Per chi inizia da poco a panificare, ho messo il guanto vecchio tra lo sportello e quindi è rimasta quella piccola fessurina che aiuta a far uscire, a far asciugare un pochino il pane. E poi a fine cottura lo metto in piedi, anche questo è un modo per farlo asciugare bene. E bisogna aspettare naturalmente per tagliarlo. Che sia freddo o quasi freddo, scoperto, non mettete niente sopra il filone, deve asciugare all'aria e poi possiamo aprirlo e gustarlo. Bene, amici, grazie della visione, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.